Chuck 2. Amici del vlog del cactus, questa è la terza volta che registriamo questa introduzione del nostro video. Comunque, benvenuti. Parliamo ancora una volta del Lenovo Duet, questo tablet della Lenovo che ha riscosso un certo successo. Direi che in Italia non è arrivato ancora in grandissime forze, però c'è un interesse sempre più importante, soprattutto perché stiamo vivendo questo periodo difficile con la didattica a distanza. Allora, il nostro video di qualche mese fa sta riscuotendo sempre più interesse, continuano a crescere le visite, continuano a crescere le vostre domande, per cui abbiamo deciso di ritornare a parlare di questo tablet e lo faremo insieme a chi il tablet lo sta utilizzando ogni giorno. Siamo in zona rossa, la didattica a distanza è obbligatoria anche per le scuole medie, per cui ne parleremo con mia figlia che appunto frequenta la seconda media e ogni giorno deve utilizzare questo device della Lenovo. Andiamo a vedere chi meglio di lei può spiegarci come va, come funziona, eccetera, eccetera, eccetera. Ed eccoci dentro. Allora, facciamo vedere subito come questo tablet, un po' tablet, un po' computer portatile, ecco, restano le impronte digitali. Vedete, questo è un po' uno dei difetti di questo materiale plastico. Facciamo vedere appunto come questo sistema operativo è veramente semplice. Si accede, si entra immediatamente nelle applicazioni, è disponibile Google Play Store, quindi il negozio di Google, dove si possono trovare tutte le applicazioni Android. Questa è un'altra delle caratteristiche del tablet del Lenovo Duet, in quanto qualsiasi applicazione Android che utilizzate anche sul vostro telefonino può essere utilizzata su questo tablet. Vedete, naturalmente sono tantissimi i giochi e le applicazioni. Da Instagram a Facebook, a quelli che sono i vari social network, WhatsApp, eccetera. Naturalmente WhatsApp bisogna avere qualche accorgimento per usarlo, in quanto il tablet non presenta una SIM card, quindi bisogna configurarlo in modo particolare. Allora, ritorniamo nella schermata principale. Come vedete, accedendo alla schermata principale, facendo uno slide up, si hanno le icone relative alle applicazioni, dalle impostazioni alle varie applicazioni di Google. Si possono spostare, si possono raggruppare in cartelle, si possono, ecco, definire quelli che sono i propri gusti di utilizzo. Per esempio, apriamo un attimo impostazioni. In impostazioni potete vedere come può essere configurata la rete, il Bluetooth, come si possono connettere per esempio altri dispositivi, telefonini, come si può personalizzare dal punto di vista del look and feel, quindi sfondo, colori, background, eccetera. Si può anche impostare l'assistente di Google, quindi l'utilizzo dell'assistente di Google, e poi appunto le varie applicazioni con la possibilità di gestire le singole applicazioni, eliminarle, modificarle, eccetera, o appunto utilizzare o meno il Play Store. Poi, nella parte avanzate del menu, cliccando su avanzate, c'è una funzione, vabbè, le lingue qui, file, eccetera, ma c'è anche la possibilità da qualche parte di utilizzare addirittura sul dispositivo le applicazioni di Linux. Una funzione interessante che volevo farvi vedere, naturalmente trattandosi di Chromebook, è la possibilità di andare a trasmettere sullo schermo, ecco, vedete, sullo schermo della TV. Ok? Condividi lo schermo e guardate, stiamo in automatico connettendo il laptop con la televisione. Ora ha fatto, allora, rifacciamo perché è entrata e uscita immediatamente. Ripremiamo TV, selezioniamo lo schermo, condividi, trasmissione contenuti a TV, e come vedete c'è esattamente quello che abbiamo sullo schermo. Per cui proviamo ad esempio a lanciare Netflix.
Ecco, vedete, abbiamo trovato un difetto, cioè Netflix non sta partendo. Ecco, se tocchiamo lo schermo, vedete, è necessario gestire il dispositivo. Ora, è molto probabile che questo sia dovuto in realtà ad un problema di permessi, in quanto stiamo utilizzando quello che è l'account, ok, l'account di uno studente, per cui è autorizzato tramite Family Link. Però proviamo a navigare, cerchiamo qualsiasi cosa, Coca-Cola, non per fare pubblicità, ma giusto per far vedere, trova Coca-Cola in offerta, vedete sullo schermo TV. Esattamente viene replicato quello che abbiamo sul nostro browser. Ok, continuiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i software disponibili, poi risponderemo alle domande. Ma prima ancora di rispondere alle domande, chiaramente bloccando, censurando i nomi, eccetera, vorrei far vedere i software utilizzati per la DAD, cioè per la didattica a distanza. Penso che molti di voi già li conoscano, in quanto, ecco, intanto era, blocchiamo intanto la condivisione con lo schermo TV, perché, ok, interrompi. Ecco, vedete, questa è Classroom, cioè l'applicazione che Google ha realizzato per le scuole italiane. Quindi vedete, ci sono tutte le informazioni sulla scuola, ci sono i vari corsi, c'è il registro elettronico, ma facciamo vedere per esempio molto velocemente come si può accedere. Ok, scegliamo una materia, italiano. Ok, accediamo quindi a quella che è, vabbè, qui ci sono nomi e cognomi, quindi ora teniamo una schermata ferma senza scorrere, ma facciamo vedere poi che ci sono i messaggi tra gli studenti. Cliccando su lavori del corso, vedete, antologia, esercizi di grammatica, writing and reading workshop, per cui cosa succede? Che ognuno di questi è una lezione? Sono Sono i compiti? compiti che ci assegnano Sono i compiti dopodiché. assegnati. Per esempio, apriamo Epica. Ora stiamo vedendo anche lezioni, come vedete, di giugno. All'interno ci sono, ecco, il tuo lavoro. Possiamo accedere? E ci sono poi immagini che vengono direttamente fotografate dai quaderni. Questo poi ogni insegnante naturalmente ha il suo metodo, la sua richiesta agli studenti per verificare se i compiti sono stati fatti oppure no. Vabbè, quindi poi ci sono qui all'interno i compiti. Se si Premendo. preme qui, ci sono tutti i compiti. Ci sono tutti i compiti, quindi, che sono stati assegnati e quelli che sono stati svolti. Vedete, deve essere consegnato lo stato consegnato. Sono quelli mancanti. Mancante, ce n'è uno mancante dell'8 maggio. Ai 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 ai, questo ce ne sono più di uno. Va bene, poi si ritorna a quella che è, diciamo, la schermata principale e si ha la possibilità, facile ancora. Allora, noi possiamo andare su una Classroom e poi qui in alto, quando i professori metteranno il link, uscirà il simbolo di una telecamera. Noi premiamo sopra e poi aprirà direttamente Meet. Ok, quindi Meet di Google, che viene utilizzato in videoconferenza. Viene utilizzato in videoconferenza per fare proprio Sì. le lezioni attraverso il proprio account, e quindi in Adesso videoconferenza. abbiamo cambiato account, facciamo nuova. Ok, Ok, abbiamo cambiato account, vediamo cosa succede, ci facciamo guidare. adesso abbiamo creato una riunione, però qui su questo tablet non si può mettere l'aiut, quindi non si possono vedere più persone insieme. E questo è un po', cioè, È un difetto? sì, perché comunque puoi vedere solo chi parla. Ok, penso che sia un'impostazione però di Google, di questo software di videoconferenza, che potremmo andare a verificare. Va bene, usciamo, facciamo vedere velocemente ancora una volta la pagina, la schermata dei software principali disponibili. Naturalmente potrete installare quello che più vi aggrada direttamente da Google Play Store. Ora fa pulizia, vediamo, ritorniamo ai software principali e qui per esempio abbiamo. E dovremmo avere da qualche parte i software di Google. Ecco, in Google Drive abbiamo fogli qui, Presentazioni. documenti, presentazioni, che sono praticamente gli applicativi di Google Docs o Google Drive, che vengono utilizzati per
in sostituzione dei classici software di Office di Microsoft. Quindi questi sono software online, non installati sul computer, per chi non li conoscesse. I file vengono salvati su Google Drive, si accede direttamente online e quindi vedete tutto quello che viene realizzato è salvato su questo spazio, sul cloud, che è stato reso disponibile dalla scuola direttamente. Per un accordo tra la scuola e Google. Ok, passiamo, se possibile, alle domande. Quindi andiamo a vedere le domande che sono arrivate nel vlog del Cactus. Qualcuno ha riscontrato un problema con il touch che si disattiva dopo poche decine di secondi che non viene utilizzato, ci vogliono pochi secondi per svegliarsi e non riconosce alcuni tocchi. No, questo è un problema che non abbiamo verificato. In realtà, però, di tanto in tanto, soprattutto nell'ultimo periodo, probabilmente per un eccesso di utilizzo di memoria, ogni tanto si inceppa e sembra che l'unica soluzione sia quella di riavviarlo. Quindi Lightning Board, no, proprio così come lo descrivi tu, non ci è successo, però c'è questo problema del riavvio di tanto in tanto. Do be so cool, I will buy this tablet. Bene, effettivamente è un tablet che per chi non ha grandissime esigenze di potenza vale sicuramente la pena di essere comprato. Poi andiamo avanti, vediamo un po' cosa altro ci chiedono i nostri amici dal forum, dalle domande arrivate direttamente sul canale. Ciao, mi puoi lasciare il tuo profilo Instagram? Ti vorrei parlare. Ok, inviato. Mattia, in risposta al commento precedente, pensi vada bene come macchina scolastica per prendere appunti e fare altre cose di questo genere? Sì, va bene utilizzando la tastiera. Per quanto riguarda la penna digitale, abbiamo provato quella che abbiamo già, che è in dotazione con il Chromebook scusate, con il Windows 10 dell'HP, il 360, ma non è compatibile. Ma questo laptop può anche essere usato per uso personale o è fatto apposta per la DAD? Naturalmente non è fatto apposta per la DAD, ma è uno strumento che funziona perfettamente con la didattica a distanza, con quelli che sono gli strumenti messi a disposizione da Google. Li vediamo appunto nel video. Ciao, sono un tuo nuovo iscritto, ti volevo fare i complimenti per questo video. Poi ti volevo chiedere se farai mai una recensione di questo prodotto. Grazie. Beh, questa di oggi non è proprio una recensione, abbiamo voluto dare uno sguardo ulteriore al Chromebook facendo delle domande a chi effettivamente in casa lo utilizza. Grazie Mattia. Poi Francesco, anzitutto complimenti per quello che mi sembra essere una primizia italiana. Al tempo lo era, effettivamente forse il primo Chromebook, per cui onore al merito. Detto ciò, avrei un paio di quesiti più una info. Parto da quest'ultima, nel senso che ho cercato invano la versione da 128 giga perché sul sito Lenovo ho trovato solo una versione da 64 giga al costo di 349 euro, che ovviamente in proporzione mi pare eccessiva, quindi se è possibile magari avere un link sarebbe utilissimo. Per quanto riguarda invece gli altri quesiti, uno, vorrei sapere se le app del Play Store sono scaricabili. Assolutamente sì, e funzionanti senza problemi, o se comunque ci sono un po' di restrizioni, in particolare per programmi di appunti, note, videoscrittura, eccetera. Per esempio, Nebo è disponibile. Allora, con calma, partiamo. Versione 120, 128 giga o 64 giga. Questa, nello specifico, è la versione da 128 giga che abbiamo pagato 379 euro, incluse le spedizioni. Riguardo le app del Play Store, sono tutte scaricabili, anche quelle di note di videoscrittura ed anche Nebo. La seconda domanda, dato che ho necessità di avere una penna per prendere appunti e fare schemi con Nebo, appunto, vorrei sapere se c'è una penna dedicata per scrivere in modo fluido ed efficace senza blocchi né lag. Devo seguire un corso e non posso rischiare.
scusandomi per la lunghezza, mi auguro di avere delucidazioni in merito. Cordialità, grazie Francesco. Intanto il messaggio è lungo ma è ben articolato, quindi ci dai l'occasione per rispondere. Come detto prima, sulla 128,64, poi ti daremo il prezzo alla fine, ad oggi però, sulla possibilità di scaricare dal Play Store ti abbiamo già risposto, tutte le app sono scaricabili, alcune però sono in verticale. Sulla terza, come dicevamo ad un altro commento, noi abbiamo una penna che non è standard Uni e quindi non riusciamo ad utilizzarla, però ti facciamo vedere appunto come si può, cosa si trova, lo standard, ti facciamo vedere cosa si trova sullo store. Come vedete avevamo già risposto, è una penna compatibile da 29 euro su Amazon, però non sempre è disponibile. Andiamo a vedere cosa c'è quest'oggi su Amazon. Basta scrivere, diciamo, penna Uni, penna touch Uni universale. Ne abbiamo diverse, però quella per il Lenovo, beh, ce n'è una anche specifica per il Lenovo che ora non vediamo. Possiamo forse affinare la ricerca, penna touch Uni Lenovo Duet. Queste ricerche naturalmente richiedono spesso del tempo per verificare. Come vedete in testa ci sono sempre quelle per iPad, ma sono a pagamento, ora c'è il Black Friday. Eccola, questa è una di quelle che dovrebbe essere disponibili, Lenovo Active Pen Mouse. In questo caso costa, vedete, 61,55 euro, ma in realtà si trova anche questa sul sito Lenovo a 49 euro. Ok, quindi ritorniamo ancora alle nostre domande. Really cool video, va bene. Ciao, ho visto il video e sto pensando di acquistarlo anche io. Ho però qualche domanda. Hai provato le app Linux? No, le app Linux al momento non le abbiamo provate. Due, ho visto qualche video in inglese, ci giocano per qualche secondo. A me non interessa il gioco, ma casomai leggero editing video, cose blande per utilizzare, hai potuto avere, allora, pensi sia fattibile per l'utilizzo che hai potuto avere, tablet, pensi sia fattibile, grazie, Store, ciao blog, e cerchiamo, allora, non lo abbiamo che può mai essere utilizzato per il montaggio video, per esempio, video, l'abbiamo provato per varie applicazioni, didattica a distanza, editing in tempo reale, editing di testo, musica, ascolto, okay, video, eccetera, ma non scopriremo in tempo reale, perché intanto, ok, siamo al 56%, intanto come vedete questa applicazione che abbiamo scelto pare essere nativamente realizzata in formato verticale, vedete? Però proveremo. Proveremo a capire se effettivamente funziona. Si è installato, adesso lo apriamo. Ok, qualche gatto ha distrutto... ha distrutto qualcosa. Sì, come sospettavamo è in verticale. No, dovresti aprire l'app però che abbiamo installato. Okay. Ah sì, era ok, non mi... ok, welcome, continua. È a pagamento? No, si può usare anche non a pagamento, infatti allora, sul telefono non ce l'ho a pagamento. Però non dovrebbe essere, come mai è andata a pagamento? Ok. Allora andiamo su... proviamo a far qualcosa, foto. Ora noi non penso abbiamo foto, consentiamo l'utilizzo. Vabbè, scattiamo, registriamo direttamente, dai, registriamo un video direttamente. E non si può fare qui, bisogna andare su... Camera. Qui, videocamera. Stiamo provando proprio in tempo reale, registriamoci un attimo. Ciao, stiamo provando a registrare per capire se riusciamo a montare video. Stop. Adesso un altro. E ne facciamo un altro. Video numero 2. Che così riusciamo per a provare a fare un montaggio. Stop. Ritorniamo quindi. Adesso facciamo anche tipo due foto. Facciamo anche due foto. Ok.
Basta, torniamo. Che così possiamo vedere anche come si fanno tipo i collage. Ok, questo del formato verticale, lo diciamo subito, è naturalmente qualcosa che succede se utilizziamo il nostro duet appunto con la tastiera, altrimenti basterebbe utilizzarlo come un tablet, metterlo in verticale, avrebbe lo stesso formato del telefonino. E questo succede di tanto in tanto con le applicazioni appunto native per Android, alcune non hanno il formato orizzontale. Quindi stiamo vedendo, prova a montare in qualsiasi modo, metti un... Allora, trascinando si può scambiare l'ordine dei video. Ok, mettiamo giusto un testo, poi sì. Aggiungiamo, questi sono i due video, giusto? Sì. Ok. Testo, prova, montaggio, video, ciao. Perfetto. Ok, qui ci spiega come mettere. Poi possiamo scegliere la durata di ciao, cliccando qui. No, dovrebbe essere probabilmente, ok. Aspetta, così, massimo qui, e poi si può allungare quanto si vuole. Ok, chiaramente se superiamo la durata del video non lo vedremo, va bene. Facciamo un play. Ok. Non abbiamo salvato. Ecco, questo sarebbe interessante da... Ah no, eccolo qua. C'è la bozza. L'ha realizzata. Ok. E poi si possono mettere le translazioni. Transizioni, effetti di transizione tra un clip e l'altro. Scegliamone uno a caso. Queste sono a pagamento. Scegliamone uno a caso. Video numero 2. Usciamo a montare video. Video numero... Ok. Adesso togliamo l'audio. E possiamo far vedere come è uscito questo video. Quindi, vedete, ora fa il passaggio al secondo video, questo è l'effetto di transizione che è stato scelto. Quindi direi che possiamo anche subito rispondere al nostro amico che abbiamo fatto un uso estremamente professionale, estremamente complicato di un software di editing video, ma siamo comunque riusciti a fare un piccolo montaggio. Magari ci sono altre applicazioni più interessanti, ripeto, non l'avevamo mai utilizzato in precedenza per queste finalità, quindi ecco, magari se Francesco ci dai una idea specifica di quale software di editing video insomma ti interesserebbe, potremmo fare un'ulteriore recensione. Bel video, finalmente anche un canale italiano che ne parla, l'ho trovato molto interessante. L'hai acquistato allo store Lenovo o ti è stato inviato da qualche ufficio stampa? No, nessun ufficio stampa, è stato acquistato regolarmente dallo store Lenovo. Ciao, mi sono appena iscritto, il video è molto bello, forse lo comprerò anche per me, mi sembra fatto veramente bene questo Lenovo. Sì, forse qualche problema di qualità, direi io, di qualità dei materiali, la macchina in sé per le funzionalità questo è veramente ben fatto. Lenovo 2, vediamo chi utilizza giornalmente. Allora, nel complesso, tu hai utilizzato sia questo Lenovo Duet sia in passato l'HP 360. Sì. Qual è la differenza principale che ci puoi dire nell'utilizzo dei due? Qual è più semplice, qual è più potente? Allora, in ambito scolastico è più comodo quello, perché comunque è più facile accedere nelle classroom e nei meet, però è molto comodo anche questo perché è facile da usare e... Perché è più facile, quindi questo è più facile da usare rispetto all'altro. Quello, allora, sì. L'HP a cui ci stiamo riferendo, a beneficio di chi ci segue, è basato su Windows 10. Questo, naturalmente, lo ripetiamo, è un Chromebook, per cui basato sul nuovo sistema operativo di Google, che è qualcosa, diciamo, a metà tra una versione ridotta di Linux, le applicazioni native per Chrome e soprattutto Android, che finalmente da questa ultima versione è completamente compatibile. Ecco, un altro aspetto interessante, vedo che si possono attivare e disattivare le notifiche esattamente come su un telefonino. Sì. Quindi le notifiche che le varie app inviano bisogna premere qui in basso, poi okay. Le notifiche. Ok, quindi se tu dovessi spiegare come funziona questo sistema operativo, ritornando proprio, questa è la schermata principale. Ok, abbiamo un pulsante qui abbiamo il browser Chrome e qui abbiamo una serie di icone. Ok, quindi come funziona? Si clicca su questo e c'è subito la possibilità. Ma naturalmente immagino sia possibile dire ok Google. No, solo se... Ah, devi cliccare. Ciao. Che ore sono?
Che ore sono? Sono le ore 9:43. Va bene. Quindi ritornando a cliccare sulla icona a sinistra, vediamo, abbiamo Play Store, presentazioni, documenti Netflix e Meet, questi penso siano gli ultimi programmi utilizzati, sopra la ricerca e poi facendo ancora uno scroll up si entra sempre lì. Comunque da qualsiasi punto della barra basta fare uno scroll up, vedete, è qui e si accede quindi alla parte in cui ci sono tutte le app. E poi invece questa icona a sinistra, vediamo, la prima icona è quella di Google Wi-Fi. Family, no, la prima a sinistra è quella di Google Link. Family Link, perché appunto questo dispositivo viene autorizzato nella durata, nelle applicazioni utilizzabili, eccetera, in quanto utilizzato da un minore. Poi abbiamo la possibilità di abilitare e disabilitare il Wi-Fi, il Bluetooth, abbiamo le varie reti Wi-Fi disponibili, abilitare e disabilitare le notifiche, sia in generale non disturbare, sia per singola app. Ok, vedete, c'è anche TikTok, ci sono vari giochi, eccetera. Ok, torniamo indietro, quindi dopo le notifiche, possibilità di attivare e disattivare la luce notturna, trasmettere, facciamolo vedere ancora una volta, la possibilità quindi di trasmettere a una device collegata, una TV collegata alla stessa rete Wi-Fi, ecco, la vedete lì in alto la televisione con quello che succede sul nostro schermo. E questa è anche una funzione a mio avviso utile se per esempio si devono fare i compiti delle ricerche, se si vogliono vedere dei video su YouTube, eccetera. Netflix abbiamo visto prima che in realtà non funziona, lo riproviamo. Ah, forse ora però proviamo a staccare la condivisione, ecco, infatti ecco, il problema era nella condivisione con la televisione. Però potremmo, allora facciamo intanto comincia perché non l'abbiamo mai utilizzato. Facciamo accedi perché abbiamo già l'account. Accedi, un attimo, mettiamo in pausa. Ok, siamo entrati nell'account di Netflix. Hai la possibilità di scegliere appunto i vari nomi o le persone collegate all'account e quindi si riesce a... Ok, apriamone uno. La regina degli scacchi. Come in tutti Netflix, anche se qui ecco il formato è diverso rispetto a quello desktop, abbiamo a sinistra già la possibilità di far partire il filmato, a destra la possibilità di scegliere gli episodi. Partiamo con questo. Guardiamo il trailer. Guardiamo il trailer perché altrimenti potrebbe essere bloccato poi. Perfetto. Ora facciamo un'altra prova, stop, perché potremmo essere bloccati sempre. Vedi, ecco, allora in alto vedete la possibilità ancora una volta di trasmettere a TV, quindi forse abbiamo trovato il workaround. L'importante è collegare a TV successivamente all'avvio dell'applicazione. Quindi premiamo play nuovamente sul trailer ed eccolo. Ok, quindi si vede solo in TV. E quindi si vede solo in TV, esattamente. So, quindi basta. Possiamo fermarci qui. Ok, siamo arrivati quindi alla fine. Diamo i voti a questo Chromebook Duet. Martina, voti proprio secchi, da 0 a 10. Da 0 a 10. Utilizzo per giocare, utilizzo ludico? 9. Diamo un bel 9 addirittura. Utilizzo per la scuola, da 0 a 10? 9. 9, anche se all'HP, avevi detto l'HP era meglio, quindi l'HP 10? Sì. HP 10, ma diciamo che è un computer da 1250 euro quando è stato acquistato. Questo naturalmente c'è una gran bella differenza, costa un quarto. Come regalo di Natale, visto che lì abbiamo l'albero, per chi 9, non ce 8. L'ha, 9-8, tra 8 e 9, tra sì. 8 e 9. Insomma, è una macchina che sicuramente va bene per i nostri figli, va bene per un utilizzo, come avete visto, per guardare video, per guardare Netflix, per guardare Amazon, per poter trasferire quello che stiamo vedendo in televisione, per studiare, perché è perfettamente compatibile con le applicazioni Google, e quindi ci sentiamo decisamente di consigliarlo per chi ha bisogno di un piccolo device da utilizzare a casa, che non sia eccessivamente costoso, che abbia una tastiera, che sia utilizzabile anche come tablet. Va bene, quindi amici del vlog del Cactus, abbiamo finito, noi lo consigliamo, l'avete capito, lo consiglia chi lo utilizza. Quello che vi diciamo a questo punto, vi salutiamo, vi ringraziamo per la pazienza, per averci seguito sin qui. Cliccate su iscriviti, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche ogni qualvolta invieremo nuovi video sul vlog del Cactus. Ciao a tutti e alla prossima!